Senta, veniamo all'Alitalia, che è un tema che lei conosce molto bene, eccetera. Io sono un utente all'Italia, allora, da quando mi lamentavo sempre dell'Alitalia, devo dire che da un mese a questa parte ho avuto una sensazione pessima, e poi sono usciti due articoli, perché poi non mi piace, anche per chi ci ascolta, dire cose, la mia opinione non conta, le cito due articoli, uno della Stampa, un'inchiesta della Stampa di un mese fa, e uno di Repubblica 3-4 giorni fa sui ritardi, cioè sono esplosi i ritardi, cioè noi ce l'avevamo a morte con voi perché comunque l'Alitalia secondo noi non funzionava, ora è acclarato che la situazione è peggiorata, cioè ci sono più ritardi, cosa succede? Che la compagnia, secondo la Repubblica, cosa fa? Quando un volo è vuoto, accorpa i voli e li fa saltare. Cosa sta succedendo? Cioè, conferma, che sensazioni ha? Questa gestione del privato è peggio del pubblico o no? Allora, ci sono sicuramente grossi problemi in questa fase di transizione, perché loro stanno cercando di accorpare, cioè di inglobare in Alitalia anche Air One, per cui ci sono problemi gestionali e problemi riferiti proprio ai software, per cui chi va a fare un biglietto non riesce, chi sta al check-in, poveraccio, non riesce a vedere quali sono i voli all'Italia, non riesce a inserire il passeggero in un volo e viceversa. Ma il problema che sta alla base, secondo me, che c'era anche prima in Alitalia, è l'italianità, nel senso che in Italia difficilmente troverai un referente, un responsabile per qualunque forma di ritardo. Ad esempio, non mi portano la scala per far scendere i passeggeri, mi arriva tardi il carburante, non mi viene fatto il servizio a bordo, non arriva il piano di carico al comandante in tempo. A chi mi riferisco? Chi è il responsabile, il referente di quel giorno che può essere sanzionato e per cui la prossima volta so sicuramente che arriverà? Però, non c'è. Così lei mi giustifica un management ho capito. No, io non giustifico. Dobbiamo andare al nocciolo delle questioni. Il nocciolo... Guardi, se lei vuole la mia opinione specifica per quanto riguarda questa gestione, penso di essere stata molto chiara. Io credo che chi prende una compagnia aerea o le ferrovie deve essere in grado e deve essere preparato sull'argomento. Se io fino adesso... Loro lo sono. Ma io credo che basti guardare il curriculum di questi signori per capire che fino ad oggi si sono occupati di tutt'altro. Non serve che sia io a dirlo. È impossibile, perché se io fino a ieri ho fatto le veste, i motorini, è difficile che oggi riesca a far partire un aereo. Questo dico io. Senta, perché c'è la gestione Colaninno e Sabelli, sostanzialmente un po' l'ha detto, non sono del settore, eccetera. Però perché il privato si rivela poi un flop peggio del pubblico? Per quanto noi tutti abbiamo criticato il pubblico, ma andava meglio, perché cioè, crolla il mito del privato, perché l'hanno scritto due giornali privati, non è che l'ha scritto l'Unità, voglio dire, no? Crolla il mito del privato perché non è detto che il privato per forza sia positivo, nel senso che uno che ha fatto funzionare benissimo un'azienda tessile non è detto che sappia far funzionare benissimo una compagnia aerea. Ci sono delle specificità che ognuno di noi ha, che vanno rispettate. Io credo che all'interno del nostro paese ci siano persone validissime che non hanno i mezzi e a cui non viene data nemmeno la possibilità di accedere a dei livelli alti di un'azienda, a cui non vengono date responsabilità, perché alla fine sono sempre i soliti noti che si riciclano con la volontà di ogni potenza di saper fare tutto e di risolvere tutto. Questo di fatto non si verifica, perché solo nostro Signore ha queste doti. Noi siamo umani e dobbiamo riconoscere i nostri limiti ed essere un po' più umili, però purtroppo questo governo non te lo consente. I consumatori che stanno subendo i ritardi denunciati dai giornali, secondo lei sono di fatto consumatori abbindolati, truffati, raggirati, perché di fatto qual è, secondo, come li possiamo definire? Adesso mi sta chiedendo una cosa, cioè da questo punto di vista posso semplicemente esprimere un'opinione personale, che tra l'altro non è personale. A titolo personale, perché io credo che comunque il rimborso gli spetti per legge, gli sia dovuto. Penso che questi consumatori sicuramente siano persone che meritano tutto il rispetto, perché davanti ad una situazione del genere stanno comunque dando
la prova del secondo appello, sì, stanno dando fiducia, per cui mi auguro vivamente per loro che effettivamente la compagnia risponda del disagio che ha creato e dei danni, insomma, che ha creato a questi consumatori. Senta, l'Italia si salverà o questi non ce la faranno? Lei ovviamente spera per chi ci lavora che si salvi, questo lo do per scontato. Sì, assolutamente sì. Goda, questo me ne rendo conto, è affezionata comunque ai suoi colleghi, no, lo do per scontato. Al di là però di questo, che premettiamo, si salverà o andremo al baratro? Io credo che quanto prima l'Alitalia nella sua italianità diventerà un'Alitalia straniera. Questo lo credo fermamente e mi auguro che a questo punto avvenga quanto prima. 300 milioni di euro non li riprendiamo più, cioè quelli prestati dallo Stato, quelli sono a fondo perduto. Quelli non sono a fondo perduto, quelli lo Stato li recupererà su di noi, perché aveva già fatto all'epoca una legge ad hoc che aveva spalmato sui contribuenti, quindi anche su di me, su di lei e su tutti i lavoratori anche in cassa integrazione, e oltre ai debiti di Alitalia anche i 300 milioni di prestito ponte che magicamente erano scomparsi e nessuno più ne parlava, quindi anche noi contribuiremo, diciamo così, a restituire questi soldi. Senta, sfida un dibattito pubblico con la Ninno sui problemi dell'Alitalia, se la sentirebbe? Cioè di farlo, sì, con sì, lei? Sì. Cioè. Sì, direi di sì. Ok, lanciamo questo. Anche perché sono sempre aperta ai dibattiti. Esatto. Non mi nascondo.